Buon salve a tutti ragazzi, sono sempre Alessandro e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come vedete, non vi mostro World of Tanks, bensì Hoken, un gioco di cui vi ho parlato un po' di tempo fa sul vecchio canale. È passato un po' di tempo, oggi l'ho riprovato perché mi è arrivata un'email, appunto da quelli che sviluppano Hoken dicendomi che era disponibile anche su Steam, per chi già l'aveva provato prima, quindi mi hanno dato un codice, l'ho installato da Steam. E che dire, sono piacevolmente sorpreso, è cambiato un bel po', visto che sono state aggiunte un bel po' di cose, e quindi oggi volevo farvelo vedere anche voi. Hoken, per chi non lo sapesse, è un gioco free to play, in cui siete al comando di questi robottoni qua, come vedete, tipo MechWarrior Online, tipo, insomma, però comunque con ovviamente qualche differenza. Secondo me questo è più bello. Prima di iniziare con la partita vera e propria, vi faccio un po' vedere com'è strutturato il tutto. Oltre al fatto che ha questa grafica tutta un po', non so come dire, un po' mezza futuristica, e secondo me molto carina. Comunque, qui è praticamente il mio garage. Io sono ad un livello, come vedete, molto basso. Sono a livello 4, anche perché ci ho giocato poco, un po' di tempo fa, poi avevo smesso. Per adesso solo due robottoni, quindi questo e quest'altro qua. Come vedete, facendo Get a New Max, quindi cioè, comprane uno nuovo, ce ne sono un bel po'. Io non credo che ci siano solo questi. Forse sì, però questo insomma non lo so. Però comunque non è cosa da poco riuscire a comprarne uno. Avete due tipi di, diciamo, di monete da poter spendere. Questi che sono un po' quelli normali, quelli blu, mentre i Metro Credits, che diciamo, se ho ben capito, sono quelli che si possono comprare, insomma. Come vedete, infatti, comprane. Qua c'è proprio la scritta: compra questi Metro Crediti. E niente, quindi attraverso uno o l'altro potete acquistare uno dei match, ma soprattutto potete comunque poi dargli un boost, vari consumabili, si possono anche, se vi faccio vedere dal garage per esempio, modificare gli equipaggiamenti. Come vedete, io in questo caso ho per esempio due armi primarie disponibili, tutte e due abbastanza di merda, e una terza che in questo caso non ho ancora sbloccato. Insomma, un po' come WoT, no? Si possono modificare, potenziare, eccetera, eccetera, però non sono dei carri armati, sono dei grossi robottoni. Direi quindi di non perdere altro tempo e di partire. Purtroppo c'è quella tizia che rompe i coglioni, che sarebbe un po' il training, no? Il tutorial iniziale. E direi di fare il classico team deathmatch, così insomma siamo sicuri, sappiamo anche più o meno come si gioca. Io in questi periodi, come vi ho accennato nel video scorso, sto cercando di variare un po', no? Di non far rivedere solo World of Tanks, visto che molti me l'hanno chiesto. E arriveranno anche altri giochi, tra cui un gioco strategico molto di una serie molto famosa. E poi anche magari ritornerò a fare giochi di Battlefield, insomma. Detto questo, siamo praticamente quasi dentro la partita. Direi che comunque non è che io possa personalizzare molto, quindi possiamo anche fare launch. Io allora è da un bel po' che non gioco, quindi non sarò assolutamente bravo. Anche per il fatto che non vedo nessuno, no? Ok, ci sono. Allora, il funzionamento comunque base non è difficile. Ovviamente con il tasto sinistro del mouse si usa l'arma primaria, che sarebbe quella di sinistra, mentre con il tasto destro quest'arma secondaria qui che ho io in questo caso. Questo è un match, non so se dice match o mech, comunque vabbè, è uguale, comunque un robot di livello 1, e quindi è parecchio scarso. Quindi non aspettatevi che io possa fare granché. Premendo Shift si fa uno slancio, diciamo, no? Ovviamente Shift più W si fa uno slancio in avanti, invece per esempio Shift A, come vedete, fa questo scatto a sinistra, Shift D scatto a destra, eccetera, eccetera. Con Shift S, molto utile, ci si gira di scatto così automaticamente di 180 gradi.
Che dire, c'è il. Prima di tutto mi piacerebbe trovare un nemico, anche solo così, per farvi giusto un po' vedere, va? Proviamo ad avvicinarci ai miei amici. C'è il. Diciamo il riscaldamento, il surriscaldamento dei vari robottoni. Come vedete, infatti. Non vedo nemici, questo è un nemico. Ops, forse quello era un nemico, io così ci passavo tranquillo. Ecco lì per esempio ce n'è uno. Come vedete, infatti, io quando lo colpisco, vedete quelle barre arancioni vicino al mirino che aumentano, no? Ecco, quello è appunto il surriscaldamento, ovvero. Niente, vabbè, si capisce, insomma, quando poi arriva al 100, in questo caso sono morto, c'è troppa gente. Quando poi arriva al 100, arriva al massimo, ovviamente non potete più sparare per un po' di tempo. C'era anche una modalità che è questa, me la sono ricordata, tenendo premuto C, però non va bene perché c'è un nemico davanti. Tenendo premuto C, come vedete, si entra in una modalità, diciamo, di riparazione, no? Dove il mech è ovviamente assolutamente esposto agli attacchi, però, perfetto, sono riuscito, forse non a ucciderlo, comunque un po' a indebolirlo. Adesso vi faccio vedere se riesco. E molto esposto agli attacchi, però avete questo simpatico robottino che vi cura sostanzialmente. Come vedete, adesso sono di nuovo a piena vita e quindi più o meno completamente operativo come prima. Quindi, che dire, non aspettatevi ovviamente un gran gameplay da parte mia, però è un gioco, secondo me è un gioco divertente, abbastanza diverso dal resto. È abbastanza facile da, diciamo, da capire come meccaniche di base. Poi certo. Per diventare dei giocatori forti, diciamo, per riuscire anche a divertirsi, bisognerà giocare un bel po'. Però mi sembra abbastanza divertente. Sinceramente, non ho idea se sia un pay for win, uno di quei free to play che dopo un po' non si riesce più ad andare avanti, eccetera, eccetera. Non ho idea di come funziona il matchmaking, se puoi andare contro livelli anche più alti, eccetera, eccetera. Ho giocato molto poco e non ho idea di niente, sostanzialmente. So solo che comunque è, insomma, un gioco divertente. Adesso, come vedete, ho cambiato robottone. Non so assolutamente quali siano le sue caratteristiche, però sulla destra ha qualcosa che non so che cazzo serva. Mi sembra forse posso riparare i miei alleati, perché mi sembra una cosa. Vedete? Perfetto, ci ho visto giusto. Se mi avvicino è tipo il medico di Team Fortress 2, non so per chi gioca a Team Fortress 2 se ha presente. Comunque se mi avvicino ai miei alleati riesco appunto a ripararli. Come vedete, la grafica è molto curata. Io adesso la tengo ad una definizione. La tengo ad alto. Potrei tenerla ad ultra. In realtà ce l'ho ad alto per semplicemente. Perché. Visto che registro anche, insomma. Non voglio fare lo sborone. Ecco, magari con la definizione ad ultra scatterebbe. Stavo dicendo, la grafica è molto curata. Un'altra cosa che possono fare i robot è, come però avrete già visto, volare. Tenendo premuto la barra spaziatrice, ovviamente in questo caso i livelli 1 credo che non possano volare molto, comunque ad un'alta quota. Però tenendo premuto la barra spaziatrice ci si può alzare in aria. E niente. Mi piace questa classe perché è facile, è proprio la classe da nabi, cioè tu non devi fare niente, devi solo stare vicino e riparare. Ecco, se tu la smettessi di scappare da me, però io ti potrei riparare un po' meglio. Detto questo, direi che posso anche comunque chiuderla qua. Io, che dire, vi invito a lasciare un bel mi piace, ma soprattutto a scrivermi in un commento se questo titolo vi piace, se magari l'avete provato. Io vi ringrazio per l'attenzione, quindi, ci sentiamo alla prossima con altri giochi e con altre serie. Iscrivetevi al canale. Ciao ciao!